Buongiorno ragazzi, in questo video svolgiamo un integrale di una funzione razionale fratta. In particolare calcoliamo l'integrale fra 0 e 1 di x più 1 fratto x quadro meno 4x più 13, inde x. Osserviamo per prima cosa che non riusciamo a scomporre il denominatore. Infatti, nel momento in cui andiamo a calcolare il delta, troviamo 16 meno 52, che è chiaramente un numero negativo. Quindi non è possibile applicare il classico procedimento di decomposizione in fratti semplici. Ma allora come si va a calcolare la primitiva in una situazione di questo tipo? L'idea è quella di cercare di ricostruire al numeratore la derivata del denominatore, in modo da poter utilizzare questa formula, quella che ci dice che g' fratto g ha come primitiva il logaritmo del valore assoluto di g di x. Oltre a questa formula, dovremo anche utilizzare quella dell'arcotangente, cioè che l'integrale di 1 fratto x più k al quadrato più m al quadrato in dx è uguale a 1 fratto m per l'arcotangente di x più k fratto m. Veniamo quindi allo svolgimento dell'integrale. Se indichiamo con g di x il denominatore x quadro meno 4x più 13, osserviamo che la derivata g' è 2x meno 4. Vogliamo quindi ricondurre questo polinomio x più 1 a un qualcosa del tipo 2x meno 4 tramite dei passaggi algebrici validi. In particolare andiamo a moltiplicare e a dividere tutto per 2, come se stessimo moltiplicando semplicemente per 1. Portando un mezzo fuori dal segno dell'integrale, otteniamo, vedete, al numeratore un 2 per x più 1. In questo modo abbiamo ricostruito il 2x che avevamo nella derivata g'. Riscrivendo, stiamo facendo l'integrale di un mezzo, l'integrale fra 0 e 1 di 2x più 2 fratto x quadro meno 4x più 13 inde x. Per avere la derivata g', dobbiamo ora ricondurre questo 2 a questo meno 4. Per farlo, andiamo ad aggiungere e togliere meno 4. Vedete? In questo modo sto aggiungendo 0 e quindi non ho modificato nulla da un punto di vista algebrico. Ora, se riscriviamo meglio questa frazione, otteniamo un mezzo, l'integrale fra 0 e 1 di 2x meno 4 fratto x quadro meno 4x più 13 più 6 fratto x quadro meno 4x più 13, tutto in dx. Ho quindi utilizzato questo 2x meno 4 per avere la derivata del denominatore in questa parte della frazione. Questo 2 più 4, che ho riportato in questo 6, mi dà una specie di resto che ora vediamo come andare a trattare nell'integrale. Infatti, se vado a spezzare per linearità questo integrale, ritroviamo un mezzo l'integrale fra 0 e 1 di 2x meno 4 fratto x quadro meno 4x più 13 inde x, che andremo a risolvere tramite la formula del logaritmo. E infine questo, più 6 mezzi integrale fra 0 e 1 di 1 fratto x quadro meno 4x più 13 inde x, che andremo invece a svolgere tramite la formula dell'arcotangente. Semplifichiamo il 6 con il 2, ritrovando semplicemente un coefficiente 3, e andiamo a svolgere i conti. Vediamo questo x quadro meno 4x più 13 come g di x e questo 2x meno 4 come g'. Come vi ho già ampiamente spiegato. Applicando questa formula abbiamo quindi un mezzo, il logaritmo in base naturale, del modulo di x quadro meno 4x più 13, tutto calcolato fra 0 e 1. Ricordiamoci ora che questo x quadro meno 4x più 13 è un polinomio di grado 2 con un delta negativo e quindi è un qualcosa che è sicuramente positivo. Posso quindi togliere il valore assoluto. Vediamo adesso come andare invece a calcolare la parte dell'arcotangente. Facciamo la parte vedendo tutti i conti. Andiamo a calcolare l'integrale fra 0 e 1 di 1 fratto x quadro meno 4x più 13 inde x. Sappiamo che vogliamo applicare questa formula e quindi devo riuscire a rivedere questo denominatore come una somma di quadrati. Questa cosa è sempre possibile quando consideriamo polinomi di grado 2 con delta negativo, proprio come nel nostro caso. L'idea è quella di applicare il cosiddetto metodo di completamento del quadrato. Infatti, andiamo a riscrivere tutto questo denominatore come x quadro più 2 per meno 2x,
Perché? Perché stiamo andando a vedere questo come un x quadro più 2kx. Vedete che sto andando a svolgere il quadrato di questo x più k. Per completarlo manca il k quadro, che vogliamo adesso andare ad aggiungere. Quindi andrò ad aggiungere e togliere meno 2 alla seconda. Completo il tutto con il più 13 che copio dal nostro polinomio iniziale. A questo punto posso riscrivere il tutto come l'integrale fra 0 e 1 di 1 fratto x quadro meno 4x più 4 meno 4 più 13. E quindi vedete che ho esattamente questo x quadro meno 4x più 4 che, per come abbiamo svolto i conti, corrisponde proprio a un x quadro più 2kx più k quadro, cioè il quadrato di x più k alla seconda. Nel nostro caso, x meno 2 al quadrato. Questo meno 4 più 13 si riporta chiaramente a questo 9, che è semplicemente 3 alla seconda. Vedete quindi che sto svolgendo proprio l'integrale di un 1 fratto x più k al quadrato più m al quadrato, cioè la formula che conosciamo e che ci dà come primitiva un terzo arco tangente di x meno 2 fratto 3, ovviamente calcolato fra 0 e 1. In questo modo ho quindi applicato il completamento del quadrato per ricondurmi all'utilizzo di questa formula diretta. Riprendiamo quindi questo conto appena svolto e andiamo a completare il calcolo dell'integrale che stavamo svolgendo. Quindi vedete, qui abbiamo un 3 per l'integrale che abbiamo appena finito e quindi riportando questa primitiva dell'arco tangente troviamo un 3 fratto 3 arco tangente di x meno 2 fratto 3 calcolato fra 0 e 1. Semplifichiamo questi coefficienti 3 e a questo punto abbiamo praticamente finito. Ci basta infatti applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale. Otteniamo allora, sostituendo l'1 e lo 0, un mezzo logaritmo di 10, perché vedete ritrovo come argomento del logaritmo 1 al quadrato meno 4 più 13, quindi questo 10, meno un mezzo logaritmo di 13, sostituisco semplicemente lo 0, più arco tangente di 1 meno 2 fratto 3, quindi meno un terzo, meno l'arco tangente di 0 meno 2 fratto 3, quindi meno 2 terzi. Ora, ricordandoci che l'arco tangente è una funzione dispari, vado a cambiare i segni ritrovando meno arco tangente di un terzo più arco tangente di 2 terzi. Questo è il risultato dell'integrale che abbiamo calcolato fra 0 e 1. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a capire come calcolare le primitive di funzioni razionali fratte in cui il denominatore è un polinomio di secondo grado con delta negativo. Continuate a seguire i video di questo canale e iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. A presto!